in Serie B. Una prima stima dei danni parla di 6 miliardi di euro, sufficienti appena per far ripartire l'economia in Romagna. Martedì prossimo il Consiglio dei Ministri stanzierà 20 milioni di euro per gli interventi più urgenti, previste anche sospensioni e deroghe per gli obblighi fiscali. Serviranno miliardi di euro per far ripartire l'economia in Emilia-Romagna. Intanto martedì prossimo in Consiglio dei Ministri verranno stanziati 20 milioni di euro che si aggiungeranno ai 10 già messi a disposizione il 4 maggio. Fondi che verranno utilizzati, ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci, per le spese immediate per liberare le strade e acquistare beni e servizi. Il decreto legge allargherà lo stato di emergenza anche alla provincia di Rimini e prevederà la sospensione o la proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo. Su indicazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, ha destinato un fondo di 3 milioni di euro a sostegno delle imprese. Gli aiuti stanno arrivando da tutti, le banche aprono ai finanziamenti agevolati, 2 miliardi da Intesa San Paolo e 1 da Unicredit, e arrivano anche le prime donazioni, 1 milione dalla Ferrari, 1 dalla Coop, 1,5 dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio. Raccolta fondi anche dai sindacati. L'ARERA, l'autorità per il regolamento dell'energia, congela dal 1° maggio le bollette di luce, acqua e gas e rifiuti in tutti i comuni danneggiati. Sotto l'acqua 5.000 aziende agricole, stima Coldiretti, piantagioni di kiwi, susine, pere, pesche, mele, ortaggi e cereali distrutte, allevamenti sommersi. Sono 26.500 ettari che, oltre alla perdita del prodotto, ci sarà una perdita importante di piante per asfissia radicale. Ha subito danni, per fortuna più limitati, anche il litorale romagnolo. Si rimboccano le maniche i balneari. Io sono disposto a spendere i miei soldi, i miei risparmi per fare la stagione, per mettere gli ombrelloni, perché in questo caso mettiamo una fila di ombrelloni. Qualche disdetta sta arrivando agli hotel, ma gli operatori rassicurano. I danni rispetto all'entroterra sono minori e riparabili in modo rapido. Stiamo intervenendo dappertutto, stiamo pulendo, noi vogliamo essere pronti tra pochi giorni. E per aiutare i soccorritori.